Limitatamente all'Europa, le prime università si fanno risalire alla fine dell'anno 1000, anche se a Salerno esisteva già da moltissimo tempo una scuola medica di grossa rilevanza. Ufficialmente si accetta come la più antica Bologna, anno 1088, e a seguire Parigi e Oxford. Ma a Roma non se ne sente il bisogno. Trascorre un altro secolo, nascono altre università come a Parma e a Padova, ma noi romani restiamo tranquilli. Se non ci va di lavorare, figuriamoci di studiare. Nel corso del 200 nasce anche la prima università statale a Napoli per volere di Federico II, 5 giugno 1224. Il Papa Innocenzo IV, nato Sinibaldo Fieschi, genovese, istituisce a metà 200 lo Studium Romane Curie, ad uso interno e per i nobili rampolli destinati alla carriera ecclesiastica. Finalmente Bonifacio VIII, al secolo Benedetto Caetani, pochi mesi prima di morire, il 20 aprile 1303, con la bolla In supreme praeminentia dignitatis, fonda uno Studium Urbis finanziato, oltre che con le interessate regalie della nobiltà, anche con una tassa sul vino di importazione. Si deve a Papa Eugenio IV il trasferimento della sede nel rione di Sant'Eustachio, uno dei santi più sfortunati secondo la leggenda della sua vita. Vengono utilizzati una serie di edifici sparsi che nel corso del tempo risultano insufficienti. Nel susseguirsi degli anni dei papi, gli edifici vengono riuniti, si iniziano lavori e intorno alla seconda metà del Cinquecento si pone l'esigenza di creare una struttura più adeguata e funzionale. Nel 1562 viene indetto un concorso. Papa era Pio IV, al secolo Giovanangelo Medici, milanese. E Guidetto Guidetti, architetto fiorentino, inizia i lavori, ma muore 2 anni dopo. Lo sostituirà Pirro Ligorio, architetto napoletano, autore tra l'altro di un trattato De diversi terremoti, dove nel 1571, osservando i danni provocati dal terremoto a Ferrara, progettò una casa antisismica, probabilmente la prima nella storia dell'architettura. Ma non è venuto semplice. I lavori dell'università, per mancanza di quattrini, proseguono a singhiozzo, finché Gregorio XIII e Sisto V danno un'accelerata al progetto, affidato stavolta a Giacomo della Porta, da Porlezza, Lago di Lugano, che completa il campanile e la facciata, dove viene inserita la minacciosa iscrizione che darà il nome all'università. Il bellissimo cortile ispirerà gli extraterrestri con i loro cerchi sul grano. Si va avanti per altri anni e altri papi, finché con patente del 15 settembre 1632, rilasciata dai conservatori di Roma, confermata con un breve del 23 settembre da Urbano VIII al secolo Maffeo Barberini, Francesco Borromini, che 2 giorni dopo avrebbe compiuto 31 anni, viene nominato architetto della fabbrica della Sapienza per intercessione del rivale Gian Lorenzo Bernini. D'altronde c'è da dire che ormai il più era fatto. Rimaneva qualcosa da completare, la creazione di una cappella che chiudesse il porticato, e passeranno altri 10 anni prima di iniziare i lavori della chiesa. Ora, pensare che il Borromini si arrenda senza provare a modificare l'impianto è fuori discussione, e infatti ci prova a ridefinire la facciata con 2 campanili, 2 entrate, 2 orologi, ma l'idea viene bocciata. Completa allora le facciate laterali, in una si può vedere una fontana rionale del 1927, realizzata da Pietro Lombardi, romano, con i simboli dei libri, delle palle, un omaggio allo stemma di Pio IV, e del cervo, che poi è il simbolo del rione derivato dalla visione di Sant'Eustachio, il cervo appunto. Da rilevare comunque che il rione è l'ottavo e non il quarto, come è scritto sulla fontana, e che il nome del santo ha una sola C e non due, anche se a noi qui a Roma ci viene meglio Sant'Eustachio. Il Borromini quindi alza il portico con un loggiato.
Nell'attico finale vediamo le armi dei papi: leone, pere e i tre monti per Sisto V Peretti, aquile e dragone per Paolo V Borghese, l'ape di Urbano VIII Barberini e i monti e il rovere di Alessandro VII Chigi. C'è posto anche per il drago di Gregorio XIII. Nella facciata opposta inserisce due entrate con balconi, in una delle quali applica degli stucchi, una bilancia sul libro e una spada, e un serpente che avvolge tra le spire uno specchio su cui si riflette. Sul secondo in particolare esistono elementi simbolici, dove il serpente potrebbe rappresentare la conoscenza che specchiandosi prende coscienza di se stessa, oppure, come afferma Lero Spittoni, studioso del Borromini, quando la conoscenza specchia se stessa, crea la sapienza. Progetta infine la Biblioteca Alessandrina. L'università resterà in quella sede fino al 1936. Veniamo alla chiesa. Lo spazio angusto costringe il nostro architetto a una soluzione a pianta centrale e nel contempo esternamente a una soluzione gotica, tra virgolette, l'estensione in altezza della cupola e del lanternino. Andiamo per ordine. Si appoggia ai portichiati, ne richiama il disegno con porte e finestre inserite in cornici arcuate e con i mascheroni. Rende concava la facciata, convessi gli angoli della cupola, di nuovo concavo il lanternino, quasi un respiro ritmico. Riveste la cupola con dei gradini che ricordano quelli del vicino Pantheon, a sottolineare l'ascesa verso il cielo che diventa più evidente nel lanternino, che finisce a spirale in un moto perpetuo, lambito dalle fiamme delle fiaccole, per infiammarsi infine come un braciere nella corona, su cui una spirale metallica regge il globo, dove è posata la colomba, che può essere lo Spirito Santo, ma coincide anche con lo stemma di Papa Innocenzo X Panfili. Per terminare con la croce, i cui bracci sono a forma di cuore, con il giglio finale, anche questo parte dello stemma papale. Varie letture possono essere date al simbolismo della cupola. Io azzarderei uno stretto legame tra lo studio che porta alla sapienza, che è mezzo per ricongiungersi al divino, e quindi la saggezza, quale strumento per innalzare se stessi. Da non perdere le inquietanti faccine che ci osservano sotto il cornicione della cupola. Per premio Borromini si prende un'intimazione, in quanto l'ardita costruzione fa nascere timori di un crollo a causa del peso e costringe lo stesso a obbligare sé e i propri eredi per 15 anni da eventuali danni. Entriamo nella chiesa, che essendo il tempio della sapienza non poteva essere altro nella pianta che un'elaborazione del sigillo di Salomone, che è la personificazione della saggezza, ma questa è una delle interpretazioni. Altri ci vedono l'ape barberina. Difficile trovare una soluzione, il simbolismo del Borromini è sempre ben camuffato e volutamente ambiguo. L'interno presenta le pareti chiare, contornate da lesene, con stucchi di stelle e cherubini, dove l'apparente semplice armonia è data dalla materia plasmata dall'architetto, che cura anche l'effetto scenico del pavimento a due colori, il bianco e il grigio. La pala d'altare, che pare non prevista dal Borromini, iniziata da Pietro da Cortona e terminata dal suo allievo Giovan Ventura Borghesi, umbro di Città di Castello, mostra i vari protettori delle discipline universitarie e dell'università e della cappella antica, con in basso Sant'Ivo, il santo bretone, l'avvocato dei poveri, patrono dei giuristi, scelto per dare il nome alla chiesa. Il minimalismo dell'interno, con i suoi tenui colori, invita a spingere lo sguardo in alto, quasi a innalzarsi verso il cielo, e testimonia a mio parere la profonda religiosità del Borromini, che si fonde con le sue personali soluzioni architettoniche. Peccato che la chiesetta consacrata da Papa Alessandro VII il 14 novembre 1660 è visitabile solo la domenica e rimane chiusa nei mesi estivi. Un saluto da Bibbiano.